Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo di nuovo sulla versione JP di Dissidio per Omnia perché oggi è uscito Golbez. Ovviamente ho preso la skin perché bisognava anche in questo caso prendere la skin, ma non solo, perché per chi non lo sapesse ho anche preso Final Bar Theater Item, ovvero la Digital Deluxe. Sì, sono un uomo molto molto debole e quando vede determinate cose purtroppo spende, si fa colpire al cuore e spende. Vabbè, ok, chiusa questa piccola parentesi, oggi cosa bisogna fare? Oggi bisogna pullare la FR, dato che appunto Golbez, come potete notare adesso, ha il 4 nella sua character board, nella sua, appunto, nella sua force board, proprio perché oggi è uscito il banner anniversario, o per meglio dire identificato come banner anniversario, dove Golbez appunto ottiene la sua nuova arma FR, accompagnato da una Rinoa che ovviamente non prende eco, non prende nulla, neanche rework, è semplicemente un'accompagnatrice in questo caso, quindi non prendetevela con me se Rinoa appunto fa soltanto da accompagnatrice. E oggi siamo qui per tentare di trovare la FR e ovviamente spenderò qualche ticket, perché giustamente mi sembra doveroso, a meno che peccato, potevo uscirmi dalla free pool, così saremmo stati tutti contenti, tutti felici, però no. Comunque, cercheremo ovviamente la FR e successivamente, magari nel pomeriggio o il tempo comunque di registrare e poi renderizzare il video, farò uscire anche un video rework dove vi faccio vedere appunto i test che farò con Golbez, cioè vi farò vedere comunque un set. Porca miseria, quanto sarebbe stato bello Golbez dalla free. E invece mi è uscita Rinoa che già ce l'ho. Porca miseria. Vabbè. E quindi vi stavo dicendo che per l'appunto farò poi successivamente un video dove farò un setup sulla Shiryu nuova, quella dell'Intersected di Seppo, e vi farò vedere appunto come funziona Golbez e vi farò appunto uno showcase in tutta regola. Allora, cominciamo con qualche ticket, vediamo se siamo fortunati a spenderne pochi. In realtà non ne vorrei spendere tanti, perché più che altro l'FR la vorrei ottenere dai ticket e non dalle gemme. Dalle gemme preferirei pullare a fine mese, perché a fine mese appunto dovrebbe esserci il banner dell'evento speciale di febbraio, quindi sono molto curioso di vedere che cosa succede lì. Queen non mi interessa, perché Queen letteralmente non mi interessa. Purtroppo ha un kit e un FR che non mi piacciono. Detto tutto, sinceramente non mi piacciono. Quindi Queen non sarà sicuramente un obiettivo dei miei pull di questo mese. Qui stiamo andando male, quindi urge utilizzare il metodo. Ecco, vedete già la orb cambia. Utilizzando il metodo Giappino la orb cambia. E quindi vi stavo dicendo appunto che Queen non sarà parte del mio progetto, perché non mi piace la BT, non mi piace neanche l'FR, le condizioni dell'FR sono veramente veramente molto particolari. Potrebbe essere interessante per i personaggi che sfruttano molto la X, in realtà, perché comunque Queen ha una sorta di nuova build tra Force e BT che premia coloro che utilizzano la X e gli attacchi HP modificati. Quindi magari potrebbe partire il periodo degli HP modificati che renderanno ovviamente Queen interessante. Però per i personaggi che ho io, soprattutto per i team che posso utilizzare io, sinceramente parlando non mi interessa, perché ho comunque adesso Sephiroth. Posso utilizzare il mio famosissimo team Sephiroth, Dorgan e Iris, che sono un team, cioè compongono un team incredibilmente forte, un team che ha una combo, una partnership davvero incredibile. Quindi non mi sembra il caso di letteralmente il caso di pullare un personaggio come Queen.
Non ci posso credere. Io non avevo neanche la BT di Rinoa, tra l'altro. Io non avevo neanche la BT di Rinoa e mi è uscita la BT di Rinoa al posto delle fere di Golbez. Cioè, questa cosa ha dell'assurdo. Questa cosa ha dell'assurdo. Io non ti maxerò mai Rinoa, quindi è inutile che esci dai ticket, perché per me sei 5 BT token. Sappilo, per me sei solamente 5 BT token. Cioè, io voglio lo zio e mi esce la BT da Orba Azzurra, tra l'altro. Cioè, pure la beffa ho avuto. Ho avuto anche la beffa. Incredibile. 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 Diciamo che per collezione va bene, perché alla fine, se parliamo di collezione, a me mancava la BT di Rinoa, perché non l'ho mai cercata, non l'ho mai pullata. Però, cioè, sinceramente parlando, io sto cercando lo zio Golbez. Se mai vorrà farmi l'onore di uscire. Che già abbiamo speso praticamente quasi 200 ticket e ancora non c'è nulla. Cioè, non vorrei veramente andare di gemme, perché diciamo che sui 500/400 ticket vorrei fermarmi, perché è vero che prima ero pieno di ticket, ora i ticket li ho utilizzati volendo o non volendo, quindi qualche ticket comunque sia voglio tenermelo da parte per magari dei banner un po' più, diciamo, un po' più particolari, che non presentano un'occasione di pull per me. Incredibile, poi tutto è Orba Azzurra. Sì, Golbez, va bene la ex, va bene tutto, però, cioè, pensavo un minimo di riconoscenza nei miei confronti lo avessi, dato che appunto ti ho svestito, no? Eccoci. Speriamo bene, ti prego. Mi accontenterei di rimanere a 500 ticket quelli che sono. Mi sta benissimo. Mi sta benissimo, però ti prego, Golbez, fai capolino con la testa, perché devo buildarti e devo provare tutto ciò che puoi fare nella team comp che ho in mente. Yes! Eccoci. Bene. Abbiamo trovato anche Golbez. Beh, ho trovato tutto il banner tecnicamente, perché la FR di Rinoa l'abbiamo trovata dalla free, la BT di Rinoa l'ho trovata dai ticket, la FR di Golbez l'ho trovata dai ticket, la BT di Golbez già ce l'ho. Quindi in realtà mi sta benissimo così. Detto ciò, vado a buildare Golbez, registro ovviamente anche una run facendovi vedere cosa è in grado di fare Golbez, e noi ci becchiamo alla prossima. Quindi grazie per essere stati con me e bye bye.